ragazze, benvenuti in un nuovo video. Finalmente riesco a girarvi il video sui regali di Natale, ma prima di tutto voglio augurarvi buon anno, mandarvi un bacione grandissimo e spero che questo anno sia un anno di felicità, emozioni e molte soddisfazioni. E sono qui per mostrarvi le cosine che mi hanno regalato a Natale. Devo dire che sono molto soddisfatta, molto contenta e insomma mi fa piacere condividerle con voi. Allora, partiamo dal regalo della nonna, allora dal regalo della nonna materna. Mia nonna preferisce darci, diciamo, dei soldini prima del Natale, di modo che possiamo comprare qualcosina da mettere sotto l'albero. Diciamo che preferisce fare così piuttosto che darci la bustina con i soliti soldi, quindi ho gestito il budget di nonna e mi sono comprata un fondotinta. Questo qui è un fondotinta della Bo, è un fondotinta bio, di questa marca. Io ho provato già una terra luminosa e mi piace moltissimo, quindi l'ho comprato in bioprofumeria effetto bio, l'ho anche provato lì, quindi sono certa che il colore, che è lo 02 Beige Clair, sia adattissimo al mio tipo di pelle, quindi insomma sono curiosa di iniziare a provarlo. Per adesso stavo ancora smaltendo la BB cream di Sobio. Poi mi sono fatta regalare, vabbè, due semplici calze che vedete scartate perché le ho già utilizzate rispettivamente a Capodanno e a Natale, che sono due calze di The Zenis. Sono queste tipo in microfibra, molto coprenti. Le ho prese una color, diciamo, borgogna, prugna, e un'altra semplice nera. Queste calze mi trovo veramente benissimo, ragazzi, poi costano pochissimo, solamente 2,90 euro, quindi devo dire che mi sento molto di consigliarvele se vi servono delle calze. Sì, sempre con il budget di nonna mi sono comprata questa gonna molto semplice, che sono quelle dell'H&M in... insomma non so che materiale sia, comunque molto morbide, e costano solamente 5 euro, ve lo so dire perché insomma ho fatto io questi acquisti e... mi ci sto trovando davvero bene, l'ho già indossata. E come ultima cosina che mi sono voluta far regalare è questa magliettina leggermente più lunga dietro, color grigio, con una manica, diciamo, a tre quarti, non arriva proprio al polso, con la particolarità di questo fiocco nel retro, fatta in questo modo, e ha praticamente qui il collo in similpelle. Questi sono appunto tutti i pensierini fatti con il budget di nonna. Ora vi mostro quello che mi hanno regalato i miei fratelli. Un giorno con mia madre siamo andati in una profumeria della mia città che stava appunto chiudendo, sta facendo appunto degli sconti, e abbiamo visto praticamente questa marca qui, che è Cavalli, il famosissimo Serpentine. È un profumo che è andato fuori produzione e che io amo tantissimo, e lì gli erano rimaste appunto delle rimanenze di magazzino, infatti solamente questi due pezzi che io ho acquistato. Quindi i miei fratelli mi hanno regalato il profumo di Serpentine da 100 ml, che insomma mi piace veramente tantissimo, ragazze. In più abbiamo approfittato insomma delle offerte e mi hanno preso anche il bagno schiuma abbinato, quindi stessa profumazione, che si presenta in questo modo. Quindi questo è stato il regalo gratitissimo da parte dei miei fratelli, perché ragazze, io ho un profumo che adoro, non capisco perché l'abbiano tolto dal commercio, perché è un profumo fantastico e so che anche molte di voi lo adorano, e quindi sono stata veramente felicissima. Però ho visto quel marchio esposto e ho detto no, vabbè, questo deve essere assolutamente mio, e quindi me l'hanno regalato appunto i miei fratelli. Per quanto riguarda i miei genitori, allora loro mi regaleranno, diciamo, la cameretta nuova, nel senso che sto facendo dei lavori, devo cambiare i mobili che ho in camera, quindi quello sarà il grande regalo. Per scaldare qualcosina mi hanno regalato queste ciabatte qui, che già sto utilizzando, che sono del Disney Store, prese appunto il Disney Store, con Minnie e Topolino, molto carine, anche la fantasia interna, e in più anche delle calze, questo pacchettino di calze dall'OVS, perché mi servivano insomma dei calzini nuovi, e era molto carino come set. Se ancora riuscite a trovarlo, io vi consiglio di prenderlo, perché costava, mi sembra, solo intorno ai 5 euro, e mi sembrano davvero fatte bene. Quindi questo è il pensierino per scaltare qualcosa da parte dei miei genitori, poi andremo a prendere insomma i mobili per la camera. Poi vi faccio vedere quello che mi ha regalato il mio ragazzo. Ta-da! E insomma è stato un regalo un po' pilotato, ragazze, però avevo voglia di provare
alcuni di questi prodottini e insomma, tanto qualcosa doveva regalarmi e ha preferito farmi scegliere. Allora, mi sono presa un blush, ragazze, bene sì, questo qui mi sembra che è il quinto blush di MAC che ho. Allora, è uno Sherton blush e si chiama Breath of Plum. E l'ho scelto proprio perché mi serviva un blush color, diciamo, prugna sul violaceo per abbinarlo con Heroin, Flesh Out Fabulous oppure Rebel. E quindi ho scelto questa colorazione. Il colore è questo qui ed è un blush con un finish matte. Questo è sul dito e questo qui è il suo swatch. Già l'ho indossato. Devo dire, ragazzi, che MAC non mi delude mai, io mi trovo veramente sempre benissimo con i loro blush, costano, perché questo costa insomma, sui 23 euro, però è davvero molto molto buono. Poi ero curiosissima di provare da tempo una loro cipria e ho scelto questa qui, che è la Blot Powder, che è una cipria appunto mattificante, si presenta in questo modo lo scatolino, nella colorazione medium. E si presenta appunto in questo modo qui. Questo è il packaging esterno e questa qui è appunto la colorazione. Può sembrare molto chiara e anche dal vivo effettivamente è molto chiara, ma è perfetta poi per il mio incarnato. All'interno della confezione c'è anche un piumino. Io per adesso sinceramente l'ho solamente utilizzata con il pennello. Poi gli ultimi due prodottini di MAC sono il famosissimo Prep and Prime per le labbra, che io ho voluto prendere per utilizzarlo con Diva. Sapete che io Diva adoro, mi piace tantissimo come mi sta, mi piace moltissimo come colore, però in alcune occasioni ho un po' di difficoltà perché quando magari mangio è possibile che mi sbavi e me lo ritrovi qui nel contorno labbra. Quindi anche parlando con la commessa mi ha consigliato di provare con il Prep and Prime e devo dire che l'ho messo una domenica, ho fatto sia l'aperitivo che la cena e devo dire non si è mosso di lì. E questo qui è appunto il Prep and Prime, è tipo una sorta di burro cacao che voi andate ad applicare per far durare di più e per far uniformare bene le labbra per poi prendere il rossetto. E proprio in tema di rossetti mi sono fatta prendere una nuova colorazione. Questo qui è un satin, quindi è un rossetto satin ed è il famosissimo Cyber. Sì, ragazzi, sono andata proprio sullo strong questa volta. Ho voluto prendere un rossetto molto molto scuro, molto particolare, che è appunto questo qui. L'ho già indossato più e più volte, questo prugna scurissimo, ragazzi, che mi piace da impazzire, mi piace tantissimo come mi sta. Sono veramente felicissima di questo acquisto, nonostante sia un colore molto particolare, sto riuscendo a sfruttarlo davvero con molta semplicità. Poi passiamo ai regalini delle amiche. Allora, ho incontrato Mary, Luna Sintetica qui su YouTube perché è venuta per il Capodanno qui, insomma per fine anno, per le feste qui a Roma. Ci siamo appunto incontrati insieme a tutte le altre mie amiche, tra cui anche 91 Martina, quindi Martina che viene appunto dalla Sardegna, anche lei è qui per Capodanno. Abbiamo fatto un mini raduno e ci siamo appunto incontrate e Mary mi ha portato questo come regalo, questa tarte della Yankee Candles che è appunto il Black Cherry. Non l'avevo mai provata, ma ha un profumo veramente fantastico. Poi Alessia, del canale Le Donne Vengono da Marte, proprietaria anche della bioprofumeria Effetto Bio, mi ha regalato allora uno specchietto da borsetta della Carpisa della linea dei Looney Tunes, veramente carinissimo, poi molto utile perché uno specchietto in borsetta fa sempre molto comodo e questo qui appunto come è fatto, ed in più due prodottini di make-up che praticamente volevo acquistare io perché mi servivano o li volevo appunto provare, ma me li ha voluti appunto regalare lei per Natale. E è il correttore di Nabla, lo 02, perché sto per terminare quello di Zui, che è sempre un marchio bio, e quindi ho voluto provare questo qui perché in molte ne parlate. E poi mi ha regalato una cialdina, sempre di Nabla, che è Superposition, che ho già messo a posto, ma prendiamo subito. Il colore in questione è questo qui, che è appunto Superposition, e fa parte delle nuove colorazioni che ha fatto uscire Nabla. Vi ricordo che questo è un colore in limited edition, quindi tutte le altre colorazioni entreranno in permanente, mentre questa è una limited edition, quindi ero davvero troppo
troppo contenta quando poi me l'ha voluto regalare. E poi da parte di Eleonora Manni c'è questa bustina piena di prodottini interessanti. Allora, mi ha voluto regalare questo qui, che è il gel struccante della Bottega Verde alla Killalia. Sa che io mi sono trovata bene, ne ho terminate già tipo due o tre confezioni, quindi sicuramente è un prodotto che apprezzo tantissimo e che sicuramente sfrutterò. Poi un gel doccia di questi della Yves Rocher, della linea Jardin du Monde, questa volta è al lime, insomma al limone, quindi sono veramente curiosissima di provarlo. Anche lei mi ha voluto inserire all'interno una tarte delle Yankee Candles ed è la Honey Glow. Anche questa non l'avevo mai provata, ma ha un profumo veramente buonissimo, sono curiosissima di metterla insomma all'opera. E cosa non di poca importanza, questo barattolino che era pieno di cioccolatini, di Smarties, che naturalmente è finito nel giro di qualche ora, veramente buonissimo. Poi da parte di Francesca invece, che è sempre un'altra amica del nostro gruppo Makeuposo, mi ha voluto regalare questo trio di blush della H&M. Sono veramente curiosa di provare, anche perché non ho mai provato nessun blush di H&M. Poi mi ha regalato Soft Mousse Eyeshadow di Wycon nella colorazione 12, che mi sembra sia tipo un giallino dorato, un po' perlescente, insomma, sono curiosa anche qui di provarlo. E per finire un matitone della Essence nella colorazione tipo ottaneo, vediamo se c'è proprio un nome, si chiama Twinkling Turquoise, che è di questi qui, che non aprirò subito perché ne ho altri con la stessa colorazione, però è sicuramente un colore che a me piace moltissimo. Poi Betta Bella, tutti i link al canale, insomma dei canali che ho nominato vi lascio naturalmente sempre qui sotto, mi ha portato questo set di pennelli veramente troppo troppo carino. Non so, l'ha preso da Primark, quindi veramente carinissimo e contentissimo, anche perché io non ho, se non le cose che mi porta lei, non ho praticamente nulla di Primark. E abbinato insomma insieme a questo set di pennelli mi ha voluto regalare questo orecchini di Forever 21. Sono veramente carinissimi, penso che li sfrutterò adesso con la primavera e con l'estate. In inverno non riesco a sfruttare molto questo tipo di colore, però sono veramente stupendi, quindi grazie mille a tutte quante. Chi c'è? La mia amica Roberta mi ha fatto questo pacchettino e mi ha praticamente regalato una palette che io desideravo da tantissimo tempo. Scusate la luce un po', questo raggio di sole che mi illumina. Mi ha regalato praticamente la Comfort Zone di Wet n Wild, quindi volevo da tantissimo, stavo evitando perché come sapete insomma mi sono un po' limitata con gli acquisti di makeup, ma alla fine insomma me l'ha regalata lei. L'ho già utilizzata una volta e sono curiosissima di continuare a utilizzarla per testarla. Nel pacchettino c'era anche un altro regalo, che è un rossettino della Sleek. Io non ho mai provato un rossetto di questo brand e sono veramente curiosissima. Allora, il finish è matte e la colorazione è la Heartbreaker 779. È un colore un po' strano, direi, nel senso che secondo me è un colore un po' estraneo. Io purtroppo ragazzi non riesco a sfruttare molto i colori tendenti al fragola, al fucsia durante l'inverno, non riesco proprio, non mi ci vedo, ma sono certa che lo sfrutterò tantissimo con il periodo primaverile ed estivo. Mia zia da parte di mio padre, con zio e i cugini, mi hanno fatto un regalo da Stroili Oro, che è stato appunto un anello che ho indossato, così potete vederlo direttamente. Questo qui è l'anello che mi hanno voluto regalare ed è veramente veramente bellissimo ragazze, mi piace veramente molto. Mio cugino invece mi ha fatto un regalo a parte, perché come ogni anno noi ce lo facciamo, e mi ha regalato una sciarpa e me l'ha presa da Zwicky. È questa sciarpa qui che ho già indossato perché mi piace molto, è grigia, fatta in questo modo ed ha i pompon qui alla fine, veramente molto molto bella, mi piace tantissimo. Poi devo dire che mi piace ricevere delle sciarpe a Natale perché le utilizzo e devo dire mi piace molto come tipo di accessorio. La fidanzata di mio cugino mi ha voluto fare un regalo e mi ha regalato questo set della Colina con questi tre bagnoschiuma
una taglia un po' più piccola, che sono sempre pratici per viaggiare, per andare in palestra, insomma, sono veramente molto comodi, la ringrazio tantissimo. Poi vediamo che mi manca. Il regalo della mia amichetta Sara, che mi ha messo tutto qui sotto il canale, l'angolo di Sarita, vi lascio qui sotto il canale se ancora non siete andati a trovare, mi raccomando, ci conto. Mi ha fatto una candela fatta in casa, ragazze, non l'ho ancora aperta, non l'ho ancora odorata, non so se profuma di qualcosa o no, perché vi ho voluto far vedere anche come me l'ha tutta impacchettata. Il barattolo è verde perché io ho la camera che va sul verde, quindi penso sia stato tutto studiato, quindi è davvero molto carino, ha decorato anche il barattolino, quindi veramente un regalo apprezzatissimo, ragazzi. Certe volte più l'impegno che uno ci mette nel fare il regalo che poi il valore proprio economico del regalo stesso. È sicuramente un regalo al quale Sara ha pensato, ci ha perso del tempo, quindi non posso che ringraziarla. Ed insieme c'era anche questa pallina di Natale con all'interno dei mini bagnoschiuma di Sephora. Io la pallina l'ho distrutta, vabbè, si presentava così, tutta insomma legata per bene, e all'interno ci sono questi piccoli bagnoschiuma sempre portatili, sempre da viaggio, che sono al caramello, fiori d'arancia e mango, e sono veramente curiosissima di provarli perché io non ho mai provato nessun prodotto di questa linea di Sephora, quindi sono veramente curiosissima. I suoceri invece mi hanno regalato questo beauty di Valentino, che sono veramente contentissima di aver ricevuto perché è fatto proprio molto bene. Qua sopra ha una tasca dove ci sono praticamente proprio il portapennelli, quindi anche un po' più bassina, dove posso mettere i pennelli quando magari vado in viaggio, e nella parte invece inferiore andare ad organizzare tutti i miei prodotti insomma di make up. Quindi ringrazio tantissimo i suoceri e sono veramente contentissima del regalo, perché secondo me è strutturato bene per noi appassionate di make up. E nulla, ragazze, penso di avervi fatto vedere tutto per quanto riguarda i regali di Natale. Colgo l'occasione per mostrarvi due cosine in croce, cioè proprio due prodotti che ho acquistato e che mi ha portato Betta da Berlino, perché questi qua sono degli acquisti che io ho fatto, ho commissionato a Betta proprio lì a Berlino. Con il giornale Cosmopolitan a Berlino in Germania uscivano in regalo, quindi al costo di 3 euro a giornale, i pennelli della Zoeva, ragazze. Non ci crederete, qui in Italia è impossibile una cosa del genere, però lì succede. E uscivano appunto dei pennelli che sono il 227 di Zoeva, dupe del 217 di MAC, appunto al solo il costo di 3 euro l'uno. Ho approfittato della cosa e me ne sono fatti prendere appunto due, quindi questi qui sono i pennelli ancora insomma incartati. Come vedete qui dietro c'è scritto che è in esclusiva per Cosmopolitan, non so se riuscite a vedere, e qui davanti potete leggere il numero insomma del pennello Zoeva. Io volevo ordinarli da tempo sul sito Machillalia, l'avrei fatto dopo Natale, solo che è spuntata fuori questa bellissima offerta, questa bellissima iniziativa tedesca, e ho approfittato di Betta per farmeli portare. Sono veramente contentissima, non vedo l'ora di iniziare a provarli. Quindi nulla, ragazze, spero che il video non sia venuto lunghissimo, spero che vi piacciono i regali che mi sono stati fatti. Tutte le persone, parenti che non ho citato naturalmente, mi hanno fatto dei soldini, alcuni li ho anche richiesti io così da poter avere un minimo di budget per fare degli acquisti con i saldi. Spero che tutto questo vi sia piaciuto, mi piacerebbe qui sotto leggere le cosine che vi sono state regalate, o magari il regalo più bello che avete ricevuto questo Natale. Sapete benissimo, insomma ragazzi, è inutile che facciamo la solita manfrina, è normale che i regali non sono la parte più importante del Natale. La parte più importante è trascorrere il tempo con le persone che ami, cogliere anche l'occasione di poter stare insieme, perché durante tutto l'anno ognuno ha i suoi impegni, lo studio, il lavoro, e quindi è sempre più difficile passare il tempo con la famiglia, con i parenti e con gli amici. Però devo dire, mi faceva piacere comunque condividere con voi i regali che mi sono stati fatti, e mi farebbe piacere leggere i vostri qui sotto. Quindi nulla, io vi mando un bacione grandissimo, scusate per l'illuminazione, per queste fasce di luce, però potevo registrare solamente in questo momento. E nulla, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!